Con i prodotti Neptune e Orion, anche i legni entrano tra la gamma dei prodotti Big Bang Orchestra. Il prodotto Orion ha 3 flauti, 3 oboi, 3 clarinetti e 3 fagotti ensemble, mentre il prodotto Neptune sono tutti legni all'unisono, fino a dove è possibile in base alla tessitura di ogni strumento. Il prodotto Neptune offre le articolazioni con e senza l'ottavino. Sono stati registrati nel Synchro Stage A, in modo da restituire la bellissima acustica di questa sala e di conseguenza ritroviamo nella scheda mix le microfonature per personalizzare il suono che più si addice al tuo lavoro compositivo. Non dimenticare che trovi anche diversi preset preparati dagli sviluppatori. Tutti i legni in Big Bang Orchestra Orion contengono il famoso legato.
Vediamo più da vicino come ho utilizzato queste due bellissime librerie. Ho scelto le librerie dedicate ai prodotti Big Bang Orchestra, i legni Neptune e Orion, gli ottoni Jupiter, Copernicus e Hercules, Fornax Big Band Timpani, High Conchs e Low Bell e Pianoforte, e i Lyra High Strings e Muscalove Strings. In questo video parlerò dei legni, mentre per le altre sezioni ho parlato in altri video che potete trovare sul sito vsl.co.at o sul canale YouTube di Vienna Symphonic Library. Per ogni sezione ho scelto una posizione microfonica tramite i mixer preset preparati dagli sviluppatori. Per i legni ho utilizzato i mixer preset Classic Room Mix di default. Per gli ottoni Classic Surround a stereo. Fornax Percussion Classic Room Mix. Mentre per i low bells e pianoforte ho scelto il Distant Surround. Per gli archi Classic Decatur. Queste scelte sono state fatte per creare i posizionamenti delle sezioni, ma anche per creare il tipo di sonorità che cercavo. La versatilità di questi prodotti li rende veramente unici e adattabili a più situazioni. Per esempio, nel mio caso, si sono prestati in una scrittura che potrebbe anche essere eseguita con dei solisti e non necessariamente a tre. Ma come avete sentito, l'utilizzo di queste librerie di ensemble, oltre ad adattarsi benissimo alle mie scelte, hanno aumentato l'effetto sinfonico, restituendo un suono davvero grande e coinvolgente, facendo ipotizzare una partitura con molti più pentagrammi. Per esempio, il low brass Hercules, ho utilizzato articolazioni con e senza la tuba contrabbassa, senza bisogno di creare una traccia per questo strumento. Idem con i Woodwinds Neptune, con e senza l'ottavino. Inoltre, tutti questi strumenti, essendo stati registrati insieme, restituiscono il reale suono d'insieme. Vediamo le prime due battute del fagotto, come ho realizzato il fraseggio. Ho attivato la velocity XF per poter controllare il crescendo anche sulla nota lunga. Poi ho alternato le note corte con agile e bold, per differenziare le note ribattute in staccato da quelle in ottavi. La mia scelta è deducibile dal nome delle due articolazioni. Agile si intende per staccati rapidi o comunque corti. Con il Ctrl Change 1 ho lavorato sulla dinamica, mentre con il Ctrl Change 11 ho controllato il volume verificando i dB sul channel strip, e con il Ctrl Change numero 30, Dynamic Range, ho livellato i dB delle articolazioni in funzione al mio scopo, cioè avere nel mio mix il fagotto ben percepibile, essendo la parte melodica in primo piano. In risposta allo staccato del fagotto, al clarinetto ho scritto una parte melodica in allegato, con un crescendo e diminuendo.
A battuta 14 ho utilizzato il Ctrl Change 3. In questo caso il Ctrl Change 3 permette di selezionare l'articolazione in marcato. È molto utile quando nel fraseggio bisogna passare spesso da un attacco non marcato ad uno marcato. Così non c'è bisogno di inserire continuamente i key switch, ma utilizzeremo solo il Ctrl Change numero 3. Per rendere ancora più espressivo l'oboe, ho utilizzato il Ctrl Change 22, il quale, in base al numero di Ctrl Change, aumenta o diminuisce il tempo di attacco. È un Ctrl Change molto utile. Nelle battute successive, per l'articolazione in staccato, ho scelto di utilizzare le velocity di ogni nota al posto del Ctrl Change 1, mentre per i fraseggi melodici ho riattivato il controllo della velocity, alternando così i momenti in legato a quelli in staccato. Per fare questo ho utilizzato il Ctrl Change 28, controllo adibito all'attivazione e disattivazione della velocity XF. Vi ho parlato della versatilità dei prodotti Big Bang Orchestra. Ora vi mostro come ho sfruttato i flauti a tre Orion con l'ensemble dei legni di Neptune. Ho voluto inserire la scrittura in note ribattute per l'ensemble in unisono di Neptune. E tra le prime due battute in ribattuto ho inserito una scala ascendente dei flauti a 3. Quando i flauti arrivano alla fine della scala sul La bemolle, il La bemolle è quello della libreria Neptune. Questo mi ha permesso di non programmare tante parti MIDI in ribattuto dei legni, ma di velocizzare il lavoro con l'ensemble Neptune con tutti i legni in ribattuto, ottenendo così anche un suono più realistico. Quando poi alla battuta successiva i flauti a 3 riprendono il fraseggio melodico, attaccano sull'ultima nota in ribattuto dell'ensemble Neptune. Ho poi proseguito il ribattuto in ottava centrale per lasciare libera la tessitura del flauto, per far uscire così la melodia. Tutti i prodotti Vienna Symphonic Library li puoi utilizzare in modo davvero semplice e intuitivo, grazie alla versatilità delle librerie e la semplicità di utilizzo di Synchron Player. Inoltre, con i prodotti della serie Big Bang Orchestra, puoi creare effetti di grandi ensemble orchestrali in pochissimo tempo. Visita il sito wsl.co.at per qualsiasi approfondimento sui prodotti Vienna Symphonic Library o scrivi un'email al team WSL se hai domande specifiche. Sono sempre disponibili a darti una risposta immediata.